questa nonna non è riuscita a mostrare il suo biglietto, ma ha affermato di avere un posto in prima classe. L'hostess di volo stava per farla scendere dall'aereo quando ha visto questa foto scioccante. «Signora, non posso farla entrare in prima classe senza vedere il suo biglietto». La vecchia signora guardò con gli occhi spalancati l'hostess di volo. «Ma il mio numero di posto è A01», ripeté. «Mi dispiace, signora. Devo vedere il suo biglietto», insistette l'assistente di volo. Dietro di lei, gli altri passeggeri in arrivo in prima classe stavano diventando impazienti e agitati. Molti di loro avevano appena finito riunioni di lavoro ed erano ansiosi di raggiungere i loro posti per continuare a lavorare o fare un meritato riposo. La vecchia signora, con la maglia logora, era chiaramente nella fila sbagliata e stava causando disagi a tutti dietro di lei. La signora Mary Zelinsky iniziò a cercare freneticamente nella borsa, alla ricerca del biglietto sfuggente. Poteva sentire che gli altri passeggeri stavano diventando agitati, senza capire cosa stesse bloccando la fila. I loro commenti la resero ancora più nervosa e le sue mani iniziarono a tremare. In quel preciso momento, la sua borsa cadde a terra e molti dei suoi effetti personali rotolarono per tutto il pavimento della cabina. L'hostess di volo si rese conto che doveva evitare un disastro. «Si sieda temporaneamente su questo posto e lasci che raccolga rapidamente le sue cose. Poi sistemeremo tutto», disse. Gli altri passeggeri vennero dirottati dall'altra parte dell'aereo mentre l'assistente di volo era in ginocchio a raccogliere piccoli contenitori con pillole, rossetti, forcine, qualche caramella e alcune buste che sembravano provenire da un'altra era, legate ordinatamente con un nastro. Mentre Cassidy stava prendendo un libricino, caddero alcune fotografie in bianco e nero tra le pagine. Fu in quel momento che l'hostess vide qualcosa di inaspettato. Tra il mucchio di foto c'era un biglietto aereo degli anni Ottanta. «Povera donna», pensò Cassidy, non avendo scelta che chiamare il capo dell'equipaggio di cabina. La vecchia signora doveva aver conservato il biglietto come souvenir e aveva erroneamente pensato di poterlo utilizzare di nuovo 20 anni dopo. Sembrava un po' delirante. Per quanto fosse triste, la vecchia signora doveva essere rimossa dall'aereo o dalla sicurezza dell'aeroporto. Cassidy sentì il suo cuore spezzarsi per la vecchia nonna, che doveva aver passato dei momenti difficili. Quando il capo dell'equipaggio di cabina vide la vecchia signora, giunse alla stessa conclusione di Cassidy. La nonna di Alice aveva sofferto di Alzheimer e riconobbe alcuni dei sintomi. Anch'essa si sentì triste, ma non c'era nulla che potesse fare. «Signora, stiamo per far venire qualcuno per aiutarla ad uscire dall'aereo. Ci dispiace molto, ma non ha un biglietto valido per questo volo». Mary scosse la testa. «Ma sì che ce l'ho. È solo che non riesco a trovarlo adesso. Ma conosco il numero del posto». La signora Zelinsky recitò il numero del posto, A001. «Sa, gioco a bingo una volta a settimana e sono brava con i numeri». Cassidy sussurrò qualcosa all'orecchio del supervisore. «Posso vedere il documento d'identità, per favore?» La signora Zelinsky indicò la sua borsa e l'indirizzò a una tasca con la zip. Mentre Alice stava cercando il documento d'identità, Cassidy prese la lista dei passeggeri. Accanto al posto A001 c'era il nome Mary Stewart Zelinsky. La vecchia signora stava dicendo la verità, eppure il suo biglietto non si trovava da nessuna parte. Gli altri passeggeri sull'aereo stavano diventando sempre più inquieti e irritati. Alice decise di chiamare il suo supervisore a terra per chiedere se questa anziana passeggera potesse essere fatta accomodare. Le regole della compagnia aerea affermavano chiaramente che nessun passeggero poteva essere ammesso sull'aereo senza un biglietto rilevante. Mentre stava per fare la chiamata, il suo occhio cadde su una piccola foto in bianco e nero che Cassidy doveva aver trascurato. Nel momento in cui la prese, i suoi occhi si spalancarono. «Chi è nella foto, signora Zelinsky?» Mary sorrise. «Beh, naturalmente sono io, il mio primo marito e il presidente». Cambiando completamente idea su ciò che stava per fare, Alice istruì Cassidy di far accomodare la loro passeggera speciale nel suo posto prenotato. C'era già abbastanza ritardo e il capitano voleva far decollare l'aereo. Molti passeggeri parteciparono e applaudirono, alcuni davvero felici per la vecchia signora e altri semplicemente perché finalmente potevano decollare. La vecchia signora sembrava un pesce fuor d'acqua in prima classe. Con i suoi abiti semplici e quasi trasandati, sembrava una senza tetto circondata da uomini e donne in abiti da lavoro e borse firmate. Tuttavia, Mary Zelinsky era pulita e ordinata. Profumava come una versione ormai dismessa dell'eau de Cologne.
Poiché i posti in prima classe non erano completamente prenotati, la donna alla sinistra della signora Zielinski chiamò l'hostess e chiese di essere spostata in un altro posto libero. Alla sua destra sedeva una giovane di nome Debbie. Indossava un elegante completo firmato e i suoi capelli erano ordinatamente legati in una coda di cavallo. La vecchia signora seduta accanto a lei le ricordava sua nonna, quindi era desiderosa di fare conversazione. Tutti nelle vicinanze di Mary erano consapevoli che una strana fotografia aveva attirato l'attenzione dell'equipaggio di cabina. Non appena l'aereo fu in volo e la signora Zielinski ebbe abbastanza ammirato le belle nuvole che li circondavano, aprì di nuovo la sua borsa e tirò fuori il piccolo mucchio di fotografie. Fu allora che la storia della sua vita cominciò a dispiegarsi. Mary e il suo primo marito si conobbero durante la Seconda Guerra Mondiale. Ezra Zielinski era un pilota durante la guerra e Mary lavorava come infermiera in alcuni ospedali da campo. Erano molto innamorati, ma il mondo era in guerra e ognuno faceva quello che poteva per aiutare. Un giorno ricevette la notizia che l'aereo di Ezra era precipitato e che lui era dato per disperso. In seguito fu dato per morto e lei pianse profondamente la perdita del suo vero amore. Tornata negli Stati Uniti, quando la guerra fu finita, si innamorò di nuovo e sposò Thomas. Coincidentalmente anche Thomas era un pilota. Ebbero due figlie e vissero la loro vita felicemente. Le sue ragazze crebbero diventando due donne belle e di successo. Mary ormai era la nonna di 5 nipoti. In ogni caso, Thomas morì circa 10 anni prima. Poco prima della sua morte, siamo stati invitati a una celebrazione dei veterani della Seconda Guerra Mondiale a New York. Io non volevo andare, ma ci dissero che avremmo incontrato il presidente. Quindi io e Thomas siamo andati. Mary mostrò la foto che ha causato la commozione. Beh, è stato in quell'incontro che l'ho rivisto. Un fantasma risorto dai morti. Ezra Zielinski. Ezra era naturalmente anche sposato. Molti sentimenti emersero dalle profondità delle loro anime mentre le due coppie scambiavano le loro storie. Si separarono ma rimasero in contatto negli anni a venire, quasi come se ci fosse un legame invisibile a tenerli uniti. Nello stesso periodo in cui morì Thomas, Ezra rimase vedovo. Anche se molti avrebbero pensato che fosse sciocco per persone di oltre 70 anni cercare l'amore, Mary ed Ezra la pensavano diversamente. Non avrebbero lasciato passare questa seconda possibilità. La coppia si risposò in una piccola cerimonia intima con solo i loro figli e i nipoti presenti. Purtroppo lui scomparve alcuni mesi prima, lasciando Mary di nuovo sola. Nonostante la loro ostilità iniziale, tutti coloro che poterono sentire la conversazione tra Debbie e Mary furono coinvolti. Molti uomini d'affari induriti si asciugavano la lacrimuccia. Quanto si erano sbagliati su questa anziana signora. Non solo la sua mente era chiara e lucida come il giorno in cui era nata, ma era anche un'eroina di guerra. Aveva vissuto una vita che pochi di loro potevano comprendere. «Quindi dove stai volando adesso, Mary?» chiese Debbie. La vecchia signora sorrise. «Sto incontrando l'unico figlio di Ezra all'aeroporto. Era il suo ultimo desiderio che le sue ceneri fossero sparse dove il suo aereo è caduto durante la guerra. Daniel ed io faremo questo viaggio insieme. Il suo luogo di riposo finale sarà proprio il punto in cui è quasi morto la prima volta». Poi aggiunse, «Non volo molto, ma se volo scelgo un posto il più vicino possibile al pilota e prego per la sicurezza del volo. Ho un debole per i piloti, sapete?» Mary fece l'occhialino a Cassidy, che stava asciugando una lacrima dalla guancia. Nessuna delle assistenti di volo ha mai parlato ai propri supervisori della mancanza di biglietto di Mary. La sua incredibile storia aveva meritato di infrangere un piccolo regolamento e aveva trasformato una giornata ordinaria di lavoro in un'inaspettata montagna russa di emozioni. Siete stati toccati anche voi dalla storia d'amore della Seconda Guerra Mondiale? Avete mai giudicato completamente male una persona anziana? Condividete la vostra storia nei commenti qua sotto. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima!